In questo video vi voglio far vedere come è cambiata completamente la zona nord di Modena negli ultimi 15-20 anni. Qui adesso mi trovo nella zona del cinema multisala Victoria e alle mie spalle si vedono uffici, ci sono dei ristoranti. Questo è un centro commerciale di bricolage, ci sono pizzerie, attività di un gruppo bancario. Ci sono diverse attività sorte in questi ultimi 15 anni, tutte rivolte al mondo del commercio e dei servizi. Ma questa zona della città era completamente diversa. Qui infatti si trovavano le industrie vinacee, era una delle tante industrie presenti qua a Modena Nord. Il comparto delle vinacee venne costruito lungo la fascia ferroviaria nel 1929 per distillare i residui dell'uva. La demolizione dell'intera fabbrica avviene negli anni 90. Un'altra zona della città che ha cambiato aspetto è questa dove mi trovo ora. Sono sempre a Modena Nord, dietro questa superficie tutta transennata una volta si trovava il consorzio agrario. L'edificio poi è stato abbattuto a inizi 2000 e da allora tutta questa superficie è rimasta ferma a causa di un contenzioso legale fra due grandi catene della distribuzione. Oltre al consorzio agrario, in questa zona si trovavano altre attività storiche come le officine Rizzi e l'ex stabilimento della torrefazione Molinari. Tutta questa grande superficie verrà riconvertita nei prossimi anni con la costruzione di un supermercato e di edifici a uso residenziale e uffici. Sono sempre a Modena, oggi in questa zona della città ci sono grattacieli, ristoranti, edifici a uso residenziale e commerciale. Poi c'è la sede del Museo Ferrari di Modena, degli altri edifici a uso abitativo e c'è l'edificio di una catena di elettronica. Ma tutta questa zona che vedete una volta ospitava le acciaierie e ferriere, era un complesso veramente enorme. Le acciaierie e ferriere vennero costruite nel 1924. L'azienda è stata una delle poche fabbriche in Emilia-Romagna a svolgere l'attività siderurgica fino al 1984. La fabbrica viene completamente demolita nel 2001. Il passato industriale di questa zona, sempre a nord di Modena, lungo la fascia ferroviaria, oggi viene ricordato con la presenza di questo macchinario recuperato dalle acciaierie e ferriere.